FIFA a tutti ragazzi, io sono Ricky per Ultimate Team FIFA Italia e siamo qui oggi con uno squad builder particolare, siccome molti in chat privata mi hanno detto mi fai uno squad builder per il torneo africano, vedete, i requisiti di accesso sono minimo 5 titolari della Costa d'Avorio più Repubblica Democratica del Congo poi ci vogliono 5 giocatori del Ghana più Guinea Equatoriale. Visto che noi di Ultimate Team FIFA Italia siamo un canale che offriamo tanti squad builder interessanti, review e via dicendo, abbiamo deciso tutti quanti di portarvi questo squad builder. Ecco qui la squadra. Allora, il portiere è l'unico giocatore che non fa parte né di Costa d'Avorio né di Ghana. 550 crediti, un portiere abbastanza affidabile, caratteristiche decenti. Poi, il difensore centrale qui di destra è Akaminko, pagato 14.000 crediti, costa un pochettino. Però c'è da dire che questa è una squadra che alla fine con 50, massimo 60k ve ne uscite, quindi non è niente di così costosissimo. Allora, work rate normale alto, perfetto, 78 di fisico, 80 di velocità, ragazzi, è fortissimo. Altro difensore centrale, Kolo Touré, vabbè, lo conoscete tutti, trovato anche in un pacchetto, 74 di velocità, 80 di fisico e 78 di difesa, ottimo. Poi terzino destro, Opare, il transfer del Besiktas. Work rate alto normale, ragazzi, anche lui è fortissimo, costa un pochettino ma è davvero forte. Poi terzino sinistro, lui è il giocatore che costa di più di tutta la squadra, forse perché fa intesa con i giocatori ivoriani della Premier, non lo so, ma ha 86 di velocità e un ottimo fisico. Poi work rate alto normale, buono per un terzino, piede sinistro. Poi i due CDC che sono degli autentici muri sono Tioté, che per me è lo Yaya Touré dei poveri, e poi Badu, che mi ha sorpreso con quell'82 di velocità e il fisico 73, sembra anche un pochettino di più, fortissimo. Poi esterno destro, Muntari, Muntari, voi direte ma come fai a mettere Muntari? Ma ragazzi, da COC lui ha caratteristiche, vedete, tutte sopra il 70, alla fine da COC rientrando di sinistro è davvero buono, poi lanciava benissimo i due attaccanti. Poi bisognava adattare per forza. Poi altro COC anche abbastanza adattato, anche se lui è ATT come carta iniziale, è Kone. Lui pure fortissimo, ragazzi, ha un tiro devastante, un long shot pazzesco. Poi la coppia d'attacco è Wilfried Bony, fortissimo, 82 di tiro, 7 partite, 4 gol da un precedente proprietario, fortissimo. E poi altro giocatore devastante è Boacchi dell'Atalanta, 83 di velocità e 70 di tiro, che sembra anche qualcosina in più. È anche lui devastante, davvero ragazzi, fortissimo. Questa ragazzi è la squadra, quindi se volete giocare questo torneo con diciamo 50-60k di crediti, potete utilizzare questa squadra. Fatemi sapere magari se ve la fate e se vi trovate bene, ma vi assicuro che è fortissima. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia stato utile e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!